Ciao a tutti amici di Tutto Tech, io sono Christian e io sono Manuela. Siamo qui con il nostro recap settimanale. La prima notizia, che poi non è una notizia, è che seguiremo ovviamente le tre, la fiera losangelina dedicata al mondo dei videogiochi, la più importante fiera se vogliamo. Assolutamente. Vengono lanciati un sacco di videogame, vengono lanciate un sacco di novità e noi le seguiremo in live action. Quindi news fresche a tutti gli orari. Alle 2, alle 3 del mattino, quando ci sono le conference, noi ci siamo. Abbiamo già iniziato la nostra copertura con Google Stadia e la continueremo per tutta la durata delle 3. Quindi se siete nottambuli e non sapete cosa fare, ci troverete lì a digitare pian piano che le conferenze si evolvono e anche i nostri articoli si evolveranno. Quindi mi raccomando, refresh sulla pagina e le notizie arrivano. Partiamo allora con il nostro recap settimanale. Esatto. Con cosa cominciamo oggi? Cosa vogliamo consigliare ai nostri lettori? Allora, sicuramente vi consigliamo di leggere la recensione fatta dal nostro buon Alessandro sulle cuffie sportive Bluetooth della Cowin. Recensione ottima, andatevela a leggere. Naturalmente è un prodotto che già conosciamo perché abbiamo già recensito due prodotti sempre che riguardano il mondo delle cuffie di Cowin, quindi proviamo a vedere se anche questo genere ci è piaciuto o non ci è piaciuto. Ci avviciniamo alla bella stagione, quindi all'attività sportiva, alla corsa, andiamo al mare, piuttosto che magari anche semplicemente sotto l'ombrellone sullo sdraio con un buon paio di cuffie e un buon libro magari ci può aiutare, esatto, a rilassare. Esatto, la qualità di Cowin l'abbiamo imparata a conoscere, adesso vediamo se hanno fatto centro anche con le cuffie Bluetooth che si auricolari senza filo, se può esservi di interesse. Il secondo articolo che vogliamo consigliarvi è della sezione libreria, una sezione giovane per quanto riguarda Tutto Tech. È nata, è proprio ai suoi albori, è nata da poco, ma è partita subito come un missile. Rimaniamo in tema dell'estate. Esatto, rimaniamo sempre in tema con l'estate, Tutto Tech segue il trend dell'estate e vi consiglia un articolo che prende la fascia di età 6-18 di libri estivi, tra virgolette, libri, letture un po' più leggere, magari scanzonate, che però possono essere belle letture appunto anche sotto l'ombrellone, in piscina, in giardino, in spiaggia, per ragazzi, bambini e anche adolescenti, insomma. Un buon si parte libro, dal Piccolo Principe, da qualche lettura un po' più da bambino, anche se Piccolo Principe in realtà secondo me è bello a tutte le età, lo capisci a 6-7 anni, ma lo ami forse quando arrivi sull'adolescenza. Io l'ho riletto da poco il Piccolo Quindi, Principe. Quindi sì, trovate insomma una serie di libri che potete consigliare ai vostri figli, nipoti, amici. Anche per loro stessi. O per voi stessi, insomma, veramente un articolo da non perdere. Concludiamo il nostro recap con la recensione di un film, quindi la sezione cinema che spinge sempre inarrestabile. Abbiamo visto e recensito per voi X-Men Dark Phoenix. L'attrice che è protagonista del film, chi è? Allora, io vi chiedo scusa se non lo dico giusto, non mi ricordo mai se Sarsa oppure Salsa. No, Salsa sicuro no. Salsa in merengue. Però è l'attrice che interpreta uno dei protagonisti naturalmente del Trono di Spade. La ritroviamo in questo film che se ne sta parlando tanto. E tanta pubblicità, tante cose in giro, esatto, su questo film. Quindi noi siamo andati a vedere appunto questo film dove Sansa Stark rimane rossa di capelli. Non sembra che abbia fatto proprio centro. Comunque leggetevi la recensione per sapere com'è il film. Niente, quindi vi ricordiamo per l'ennesima volta di seguirci per tutta la durata delle tre, perché saremo sempre sul pezzo. Io vi do appuntamento a settimana prossima. Se vi siamo stati simpatici, lasciate magari un like o un cuoricino, perché no? E appuntamento alla prossima settimana. Sì, un bacione a tutti. Ciao! Ciao ciao!